aiuto è in Dio che ci ha creati, che ci salva, che ci sostiene, che ci chiama a vivere, a testimoniare e a servire guidati dalla sua parola, dal suo spirito. Amen. Care sorelle, cari fratelli, vi saluto per questa domenica, Domenica delle Palme, che introduce la settimana della Passione. E vi invito ad ascoltare alcune parole dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta, perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Siamo stanche, cari fratelli, care sorelle, stanchi di queste lunghe settimane in quarantena, stanche del silenzio nelle nostre città, intercalato dalle sirene delle ambulanze, del ronzio degli elicotteri. Siamo stanchi di sentirci così impotenti, così angosciati in questa emergenza. E vorremmo saper ascoltare la parola che in mezzo a tutto ciò ci dona speranza, resilienza, coraggio. E soprattutto vorremmo, come dei discepoli che sanno stare in ascolto, poi essere capaci ad aiutare con la parola, con delle parole di incoraggiamento, di consolazione e di speranza. Ma le parole non bastano. Lo sento in modo molto doloroso, non bastano. Eppure in questo momento devono bastarci. Noi siamo costretti al distanziamento sociale, siamo costretti ad astenerci dal tocco, dalle carezze. Leggere proprio in questo contesto il brano evangelico per oggi, Domenica delle Palme, mi ha fatto piangere. Vi leggo dal Vangelo di Marco, dal capitolo 14, versetti da 3 a 9. Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di olio profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni si indignarono fra di loro e dissero: «Perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri». Ed erano irritati contro di lei. Ma Gesù disse: «Lasciatela stare, perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi. Quando volete, potete far loro del bene, ma me non mi avete per sempre». Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Il gesto di questa donna, considerato superfluo, sprecato, non necessario,
viene da Gesù non solo difeso, ma addirittura legato all'annuncio della parola dell'Evangelo. Sarà ricordato dovunque sarà predicato il Vangelo. Sarà ricordato che la parola si può esprimere anche in quest'ultimo gesto di tenerezza, di benedizione. Sarà ricordato. E io credo che come sarà ricordato il gesto di questa donna, come parola che senza parole si fa ultima tenerezza e benedizione, così saranno anche ricordati i gesti di benedizione, di ultima vicinanza, oltre le parole che in queste settimane gli operatori e le operatrici sanitari compiono. Gesti che vanno oltre alla cura necessaria. Gesti di vicinanza per chi muore in isolamento. Gesto espressamente anche raccomandato dal Vescovo di Brescia, riconoscendo che tutti e tutte possono essere chiamati a diventare portatori e messaggeri di un Dio che si fa vicino a chi soffre, a chi muore. La parola non basta. È l'ultimo gesto, la decisione di rimanere nell'isolamento accanto a chi muore. Un tocco lieve di benedizione sulla fronte. Gesto che preserva la dignità. Quando si racconterà di questo periodo di emergenza, di questa lotta contro il coronavirus, si ricorderà anche il vostro gesto, questa vostra capacità, operatori e operatrici sanitari, di stare accanto alle persone isolate, ai morenti, alle persone in lutto, al di là del necessario gesto di cura. Si ricorderà che voi eravate capaci di preservare la dignità delle persone con questo lieve tocco di ultima benedizione, di ultima vicinanza. E in questo gesto voi abbiate saputo annunciare la vicinanza di Dio stesso. Amen. Come soffio leggero, la parola si dona, come vasi d'argilla, il suo amore ci forma. La parola che odiamo, il segreto prezioso, è spiraglio di un giorno che sarà. Soffio leggero.